Il sindaco ha detto una cosa importante: se all'interno di una città come Cento una realtà scolastica paritaria che fa parte del sistema pubblico di istruzione fa qualcosa di buono, che apre al mondo i bambini di questa città, di questo territorio, fa un bene per tutti. E infatti l'accreditamento a Cambridge Education significa per il polo educativo Malpighi Renzi entrare in una rete di migliaia di scuole nel mondo, e noi siamo il primo polo educativo dai 3 ai 14 anni che entra dentro questa rete in Emilia, quindi non solamente a Bologna, non dico a Cento, ma neanche a Bologna, ma neanche a Ferrara, in Emilia. Quindi noi siamo molto contenti, anche perché questo obiettivo, questo traguardo l'abbiamo raggiunto perché abbiamo degli ottimi insegnanti di inglese e abbiamo la voglia di allargare la conoscenza non solo dell'inglese ma anche del metodo e della cultura propria ad una tradizione che è molto interessante. Noi non potevamo dire di essere accreditati Cambridge fino a quando non sarebbe arrivato l'accreditamento, per cui a novembre abbiamo fatto una proposta dicendo che le ore di inglese, di full immersion di inglese nella scuola dell'infanzia aumentavano fino a 10 la settimana per i 5 anni e poi che alle scuole, nella scuola primaria diventavano 7, si inserivano nuove materie come Global Perspective, come musica in inglese, scienze motorie in inglese, oltre che ovviamente English as a second language. E alle medie addirittura il 30% delle materie venivano fatte o in inglese oppure come docenza di inglese. Ci hanno dato credito, per cui non solo siamo partiti con le prime medie e prima primaria e con i 5 anni della scuola dell'infanzia, ma anche con la seconda, con la terza e con la quarta primaria. E quando è arrivato l'accreditamento tutti hanno detto: bene, abbiamo fatto una buona scelta. Come sempre, la scuola è il luogo dove i nostri ragazzi imparano a parlare, ad ascoltare e a parlare. Come sempre, la scuola è primariamente un luogo educativo e poi è chiaro che si aggiunge tutto il percorso e la fatica di imparare i concetti, le materie. Ma ci teniamo a ripetere sempre che l'esperienza della scuola deve essere un'esperienza tutto tondo, un'esperienza che tocca la vita dei nostri ragazzi, che giustamente è stato ricordato, sono i cittadini dell'oggi che devono inserirsi nelle varie situazioni quotidiane con la conoscenza e con la capacità di sapersi relazionare fra di loro, con gli altri, con le cose, col mondo. Ma è essenzialmente una comunità globale. La scuola entra a far parte di un circuito con più di 10.000 scuole, 160 paesi, è una garanzia di qualità di un sistema, di libri, di programmi, di syllabus, come diciamo noi, che è una cosa bellissima che permette ai ragazzi davvero, come è stato detto anche prima, un'apertura all'internazionalità, sia per affrontarla sia per riceverla. A Cento di Ferrara, che con tutto il rispetto per il paese, insomma, non è una metropoli, e quindi avuto la notizia che la scuola Malpighi Renzi aveva appunto questo desiderio e questo progetto era praticamente incredibile, e sono sicuro che porterà grandissimi benefici e che i genitori e i loro figli, che inizieranno appunto dall'infanzia e arriveranno addirittura alla fine delle medie, vedranno dei risultati incredibili. Un progetto importantissimo, direi, più dobbiamo pensare a questo più che un progetto come se fosse un investimento, cioè un grandissimo investimento nella comunità fatto dalla scuola, ma anche il fatto di aprire ai propri figli un'opportunità del genere non deve essere considerato un costo per una famiglia, deve essere veramente considerato un investimento a lungo termine per il presente e per il futuro dei ragazzi. Un grande orgoglio per la nostra comunità, appunto questo ulteriore tassellino che abbiamo aggiunto alla qualità della nostra istruzione all'interno della nostra comunità educante, come amiamo dire qui nella nostra città. Questa scuola investe da anni, prima ancora che sulle strutture, questo bellissimo nuovo polo scolastico che mi sta alle spalle, ma sulla qualità
dell'insegnamento nei confronti dei nostri bambini e delle nostre bambine che sono i cittadini di oggi. Farlo è importante perché permetteremo a questi giovani di avere degli strumenti migliori, più efficaci, più efficienti per affrontare il mondo e per essere dei cittadini consapevoli che amano la propria terra e che si possono costruire il tipo di futuro che meglio vogliono. Quindi io sono davvero molto contento e sono anche molto grato nei confronti di questo polo scolastico per questo continuo investire in questa situazione, in questa scuola e nella nostra città, che è un investimento sul presente ma soprattutto sul futuro.